Domenica 25 agosto il Cammino del Teramo partirà dallo stadio Ceravolo di Catanzaro. Saranno i giallorossi di Gaetano Auteri dunque il primo avversario del Diavolo in un campionato che si preannuncia già bellissimo. L'impegno sulla carta è davvero di quelli probanti, come ha detto Tedino a caldo dopo il sorteggio di Roma, perché i calabresi in una virtuale griglia di partenza tra le favorite al successo finale stazionano tra le primissime file. Merito di un organico già competitivo l'anno scorso ma ulteriormente rinnovato finora. Sono arrivati Luca Martinelli, difensore classe 88 svincolato dopo la mancata iscrizione del Foggia, e di Lorenzo Di Livio, centrocampista classe 1997 proveniente dalla Roma. Entrambi hanno firmato un contratto triennale, ma non solo. Dalla Virtus Entella il mediano Francesco Urso, che il Teramo ricorda bene perché fu il match winner di quel Prato Teramo 1-0 che complicò un po' la strada verso la vittoria del torneo nella stagione 2014-2015. È tornato invece alla Perugia per fine prestito Andrea Bianchimano, tante volte accostato proprio al Diavolo nella passata sessione invernale di calciomercato. L'attaccante sembrerebbe comunque di nuovo sul piede di partenza, il Catanzaro lo rivorrebbe ma la concorrenza è molto alta perché anche la Reggiana ha chiesto informazioni su di lui. L'avvio vedrà il Diavolo scontrarsi con la Sicula Leonzio alla seconda nel rinnovato stadio Bonolis, prima della trasferta ad Avellino, che ieri ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Salvatore Di Somma. Inoltre, nella riunione del CDA di ieri pomeriggio, Sandro Iuppa è stato nominato amministratore delegato degli Irpini. Restano invariate le cariche di vicepresidente per Gian Andrea De Cesare e di presidente per Claudio Mauriello. Il primo turno infrasettimanale sarà la sesta giornata, il 25 settembre, dopo la trasferta di Rende e prima di quella di Monopoli. La viterbese di Calabro arriverà in Abruzzo per sfidare i biancorossi di mercoledì. Secondo impegno di mercoledì il 23 ottobre sul campo della Virtus Francavilla. Impegno questo tra le due gare interne con la Paganese e la Casertana. Dopo la prima giornata di ritorno, che sarà Teramo-Catanzaro del 22 dicembre, ci sarà la sosta natalizia. La ripresa è fissata il 12 gennaio 2020 con la trasferta in Sicilia sul campo della Sicula Leonzio. Nel girone di ritorno altri due turni infrasettimanali. Il 26 febbraio c'è Teramo-Potenza, mentre un mese dopo, il 25 marzo, Teramo-Picerno. L'11 aprile, la terz'ultima di campionato, anticipo per tutti al sabato nel giorno della vigilia di Pasqua con Regina Teramo allo stadio Oreste Granillo, due settimane prima della fine della regular season, che il Diavolo chiuderà allo stadio Massimino di Catania contro un'altra delle favoritissime alla vittoria finale, i rosso-azzurri guidati da un abruzzese come Andrea Camplone.